Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo i giudei si misero a discutere aspramente fra loro. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Gesù disse queste cose insegnando nella sinagoga a Cafarnao. Parola del Signore. Le pagine più belle della storia degli uomini sono scritte da Dio. Quella è la voce di chi ha creato il mondo. Rimane la voce di colui che salva il mondo per mezzo di Gesù Cristo che muore sulla croce. La parola di Dio continua a risuonare dovunque c'è un popolo che crede, una comunità che si riunisce, un ideale che corrisponde al codice della salvezza proposto a noi dal Salvatore Gesù Cristo. Queste basi servono per riconoscerci e ritrovarci come uomini che hanno l'intelligenza, hanno la volontà, hanno la capacità di amare non soltanto con i sensi mortali, ma la capacità di conoscere, camminare e raggiungere la meta che diventa vita eterna. In questi giorni la liturgia, le pagine del Vangelo, le letture che stiamo facendo girano intorno alla presenza reale di Gesù Cristo, cioè all'Eucaristia, corpo, sangue, anima e divinità di Cristo, che Egli ha deciso di lasciare agli uomini, pensate voi, proprio il giorno avanti in cui lo avrebbero ucciso. Allora ha detto: è venuto il momento, io vi do questo pane per voi è cibo di vita eterna, fate questo in memoria di me. Il sacerdote, se non ripete queste parole, non celebra la messa. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, fate questo in mia memoria. Ogni volta che voi prenderete questo cibo, prenderete me e diventerete con me una cosa sola. Allora pensate, noi peccatori così lontani dalla santità di Dio, siamo riportati dalla parola, dal pane, a chiudere questa forbice e ritornare sulla strada che ci fa incontrare Dio. Dio vuol dire verità, vuol dire pace, vuol dire perdono, vuol dire pienezza, vuol dire unità. E Dio è con noi. Il sacerdote ve lo ripete durante la messa: il Signore sia con voi, è con noi. Quando Mosè
aveva tirato fuori dall'Egitto, dalla schiavitù, il popolo di Dio, fu avvisato da Dio. Ha detto: camminate tranquilli, portate le masserie che vi servono e non temete conflitti sanguinosi, ci sto io in mezzo a voi. A un certo punto si trovarono di fronte a una città fortificata, grande. Allora Mosè, pregando, disse: Signore, qui non ci lasciano passare vivi, qui sarà la fine per noi. Allora Dio gli ha detto: no, io non voglio vedere nessuna spada in mano a voi. Voi uscirete e pregando e cantando girerete 7 volte intorno a questa città. Alla fine suonate le trombe e vedrete che cosa farò. Mosè ha guidato il popolo in questo rito, direi, di battaglia mai immaginata. Al suono della tromba tutte le case crollano, le torri della città frantumate e il popolo annientato. E allora Mosè ha detto: questo è il segno che Dio è con noi e combatte per noi. E sono andato avanti fino alla conquista della terra promessa. Quando Gesù era nel Getsemani, la sera che lo dovevano catturare, poi flagellare, coronare di spine, portare sul Calvario con la croce sulle spalle, Pietro reagì quando vide Giuda e quelli che erano pronti e preparati per catturare Gesù. Reagì: ma come? Il maestro deve finire preso da questi come se fosse un manigoldo. E Gesù ha detto: ma voi chi cercate? A quelle parole sono caduti tutti per terra. Poi alzatevi, voi cercate Gesù Nazareno? Allora, sono io. E se siete venuti per prendere me, eccomi, sono nelle vostre mani. Ma voi non toccherete nessuno di questi, li lascerete liberi. E tutto questo si è compiuto. Quindi Pietro, che aveva sfoderato la spada e voleva fare in 2 pezzi la testa di Malco, una delle guardie, ha detto, Gesù gli ha detto: fermati, rimetti la spada nel fodero, perché il sangue chiama il sangue, la spada chiama l'altra spada. Poi Gesù addirittura, con pazienza, con amore, ha raccolto l'orecchio staccato dalla testa di questa guardia e gliel'ha rattaccato. Pare, secondo la tradizione, che quello poi si sia convertito a Gesù Cristo. Comunque, nessuna ferita, niente sangue dalle mani di Cristo e dalle mani di coloro che fanno propri gli ideali di Cristo, cioè la verità, la croce e l'amore, l'unione. Voi ricordate le grandi invasioni barbariche dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente? Rimaneva in piedi solo quelle di Bisanzio, ma dal nord scendevano orde barbariche che distruggevano tutto, portavano via non solo l'oro, ma la gente, le donne. Era un flagello. E si presentò fra gli altri Attila, chiamato proprio così, flagello di Dio. E lui dovunque arrivava faceva strage, faceva terra bruciata. Quando si era avvicinato a Roma, si ricordò che una profezia, pagana certamente, gli aveva detto da bambino: tu dovunque arrivi vinci, tu sei vittorioso, nessuno ti può vincere, però quando vedrai l'uomo bianco, vestito di bianco, disarmato, che viene incontro a te, volgigli le spalle e fuggi.
E lui si è trovato di fronte al famoso San Papa Gregorio con i chierichetti, con i sacerdoti, così pregando, incensando, nessun segno di arma. Allora lui, per un attimo, è rimasto così interdetto, ha capito, è questo il momento, è quella la persona che mi hanno detto. Allora si è voltato le spalle e col suo cavallo ha fatto cenno al suo esercito: da qui dobbiamo andare via. E il Papa salvò Roma e direi che salvò anche la Chiesa. Attila andò in giro cercando tesori e specialmente a Bisanzio ne trovava. Lì, pur di non subire sconfitte, morti e feriti, quanto oro ti dobbiamo dare? Pagavano a peso d'oro e quello se ne andava. Noi non abbiamo e né dobbiamo pagare oro per nessuno per conservare i nostri ideali cristiani e la pace non solo nella nostra Italia e nella nostra Europa, ma in tutto il mondo. Plaudite a chiunque chiaramente e fortemente riafferma questo principio di pace universale e, se è possibile, il segno della pace, la bandiera della pace, sia abbinata alla croce di Gesù Cristo, perché la pace vera, la pace di tutti, la pace per sempre è proprio Cristo. Lo vedete anche scritto in qualche parte: Christus Pax, Cristo è la pace. Allora, noi oggi siamo radunati qui con questi ideali di pace, di concordia, di collaborazione, di testimonianza. Noi lo dobbiamo dire anche quello che crediamo, e perché crediamo in questi valori della pace e della fede, lo dobbiamo dire. Sapete meglio di me, dal telegiornale di ogni giorno, sono, come dire, conclamazioni ripetute fino allo sfinimento di scontri, di sangue, di tragedie, che invece noi non vogliamo. Allora la preghiera perché? Perché dobbiamo dire: Gesù Cristo Signore, per la pace di tutti sei morto tu. Dona a noi, per il tuo amore, il tuo perdono, il tuo sangue, la pace, ora e sempre. Un appendice, io ricordo che dopo l'ultima guerra i tre grandi padri dell'Europa giurarono che non ci sarebbe stata più guerra tra le nazioni europee e dissero: ma noi dobbiamo essere il primo nucleo per una pace universale. Voi lo ricordate? Gli anziani sì, Schumann, De Gasperi e l'altro, il tedesco, bravo, Eisenhower, scrissero, firmarono e giurarono. Credo che quel giuramento abbia una buona ricaduta sull'Europa, specialmente nonostante tutte le difficoltà che ci sono per andare insieme. Dobbiamo andare insieme, dobbiamo mangiare tutti, dobbiamo lavorare tutti, dobbiamo dare la possibilità ai nostri giovani di studiare, arrivare a titoli professionali, ma anche impieghi professionistici. Tutto questo lo pensiamo, lo ripetiamo e ce lo riproponiamo qua, intorno all'altare di Cristo. Io per questo, volentieri, ormai si ripete ogni anno, accolgo l'invito di partecipare a questo incontro.